Bene ragazzi, ed ecco il gruppo elettrogeno. Vedete che mi sono portato molto avanti col lavoro perché ho smontato tutto quello che non va verniciato. Ok, compreso ho smontato anche la girante per metterla nuova, tutti i tubi d'alimentazione dell'acqua di mare, perché questo gruppo è un Paguro 4000 e ha il circuito di raffreddamento aperto, quindi a circuito aperto, quindi direttamente l'acqua di mare senza scambiatore. Ho smontato anche il collettore d'aspirazione, che alla fine non c'è un collettore d'aspirazione perché questo è un monocilindrico, non, neanche c'è filtro. E ho smerigliato tutte le parti che si toglieva, diciamo, la vernice. Adesso darò una mano di ancorante per metallo e dopodiché gli darò il bianco che ho preso la bomboletta. Bene, vi spiego velocemente come funziona un gruppo, ma è sicuramente molto semplice. Vi spiego più o meno anche il sistema di iniezione, che è semplicissimo. Allora, tutto parte da questa pompetta AC, si dice così perché è a membrana. Qui c'è una membrana qui al centro che è mossa da sicuramente qua dentro ci sarà un asse a camme, ci sarà una camma che fa muovere un pistoncino che fa da membrana qui e tira il gasolio, lo tira, lo filtra da questo lato, passa da questo filtro metallico, entra in questa elettrovalvola, perché qui abbiamo, diciamo, ovviamente per spegnerlo chiudiamo l'elettrovalvola e lui si spegne. E va a finire in questo che non è una pompa di iniezione, in questo caso perché è un monocilindrico, qui abbiamo solamente un pompante che essendo collegato con la camma è già in fase per quello che deve fare. Tubo, iniettore tradizionalissimo, questo iniettore è un iniettore semplicissimo e molto molto vecchio, quindi entra e poi ci sono diciamo questi tubi che ritornano nel circuito, questo è quello dall'altro lato che è il rifiuto dell'iniettore, quindi il gasolio in più. Valvola termostatica che sicuramente non c'è, quindi da qui andiamo all'impianto di raffreddamento. Da qui praticamente da qui entra l'acqua che arriva dalla presa a mare, ok? Entra e va a finire sotto. Ecco, ve la faccio vedere da quest'altra angolazione. Entra, qui ho tolto il pezzettino di tubo. Entra, va a finire sotto, dove entra nel monoblocco per primo perché è quello meno caldo. Ok? Dopodiché va a finire con un altro tubo ed entra dentro lo statore tramite questo qui. Ok? Dopodiché va a finire che esce dalla valvola termostatica e di qui poi prende la strada per andare fuori. Ok, è una cosa veramente molto semplice. Motorino d'avviamento direttamente sul volano, come sempre, e il collettore di scarico che qua non c'è, ve lo faccio vedere subito. Collettore di scarico ovviamente in acciaio, è ovvio.
con l'ingresso dell'ultima fase del raffreddamento, perché uscendo dalla testata, che è quasi la più calda di tutti, arriva allo scarico che è veramente caldo, quindi non ci sono sbalzi di temperatura. Sensore di temperatura sul collettore e il collettore che va a finire poi fuori. È un sistema veramente molto semplice. Tra l'altro, questo modello qui, non avendo lo scambiatore, ci sono veramente meno problemi rispetto agli altri. Però poi ovviamente specialmente la testata ne risente della corrosione, essendo che ci gira sempre l'acqua di mare. Quindi procediamo adesso con l'ancorante per metalli. Ancorante per metalli, che è questo qui, che non è il primer, però quello, il fondo, è diciamo un primer che si mette per far attaccare bene la vernice al metallo. Questo noi lo spruzziamo e poi praticamente lo facciamo asciugare 4 ore almeno. Bene, adesso che sono passate 4 ore e asciugato, diciamo, questo prodotto per att far attaccare la vernice al metallo, che è importante, andiamo a darci la vernice per motori marini, che è della Johnson Evinrude, che è pure importante questa cosa, che è una vernice diversa. Allora, sto cambiando i tubi, ovvero questi originali, proprio perché li voglio cambiare perché sono molto duri e sono ancora quelli di 15 anni fa. E sto mettendo questi spiralati anche perché voglio vedere all'interno se posso vedere all'interno sempre se tutto scorre come dovrebbe. In alcuni tubi, quando non riesco a farli entrare, li riscaldo con il fono o con io quello industriale, che diventano morbidi. Riuscite a allargarli e a farli entrare. Ho pulito il coperchino dell'aggirante. Inseriamo un po' di grasso, sempre quello specifico. Inseriamo la nostra girante. Bene, girante messa, guarnizione messa, ermetico messo. Quindi utilizzate l'ermetico, non il mastice. L'ermetico è meglio. Ed ecco la bella montata. Montato anche lo scarico. La stessa cosa per il tubo del gasolio. Ovviamente questi raccordini non sono riuscito a trovarli, quindi volevo trovare quelli col portagomma, però adesso farò che con il seghetto gli faccio leggermente delle linee per non essere scivoloso. Allora, ragazzi, ed eccoci. Ho montato lo scarico, come vi ho detto, ho messo positivo e
negativo direttamente sul motorino, poi utilizzerò un pezzettino di filo per fargli ponte tra positivo e qui. L'acqua gliel'abbiamo messa, il gasolio gli abbiamo fatto il pieno. Tubo trasparente per vedere se la pompetta C si tira bene il gasolio, e stessa cosa per l'acqua. Un filtro di accomodo, positivo e negativo nell'elettrovalvola con un'altra batteria, e andiamo. Tira, tira. Sta cominciando a tirare dal tubo. Vi volevo ricordare una cosa importante. Innanzitutto qua io vado a togliere la vernice, così, ok. Ricordatevi di mettergli il frena filetti, così non si svitano, e questa pasta blu. Sto smontando la piastra dove appoggia, perché voglio fare una modifica dove vanno i supporti motore, perché così viene male poi a stringerli. Quindi la smonto. Sto facendo i buchi nuovi nella piastra dove monta il gruppo, perché ne ho preso di più grandi e quindi i buchi cambiano. Ho rifatto tutta la gomma piuma nuova, l'ho attaccata col Bostik. Sto finendo pure questo. Vi consiglio una cosa, di prendere quella adesiva, perché qui in un attimo sto finendo e sto vedendo che la colla che mettono loro è molto molto appiccicosa. Quindi lavate bene la parte della vetroresina all'interno con il diluente, come ho fatto io, diluente nitro, e verrà facilissimo. Prendete questa adesiva. Vi ringrazio per la visione, se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo a un prossimo video.